Per evitare le multe ai loro clienti, soprattutto per non perderli, consegnavano la droga a domicilio. Due pusher sono stati fermati dai carabinieri del comando provinciale. In particolare a Torino, nel quartiere San Salvario, i carabinieri hanno arrestato un italiano di 18 anni incensurato. Il giovane è stato fermato insieme a un amico durante un controllo, entrambi nervosi e poco collaborativi. Alle domande dei militari hanno fornito risposte evasive. È stato quindi approfondito il controllo. Nella tasca del 18enne hanno trovato un grammo di hashish e un grinder sporco della medesima sostanza. La perquisizione è stata estesa a casa, dove i carabinieri hanno trovato circa mezzo chilo di hashish e 30 grammi di marijuana, oltre 2.330 euro in contanti. Il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. A Beinasco invece è stato arrestato un pizzaiolo italiano di 35 anni. Quando è stato fermato dai militari dell'arma durante il posto di controllo, ha dichiarato di essere un pizzaiolo di ritorno dal lavoro. Erano le 23 circa. Questa versione non ha convinto i carabinieri perché poco prima avevano visto che aveva tentato di evitare la pattuglia fermandosi a bordo strada. Insospettiti dall'atteggiamento, i militari della compagnia di Moncalieri hanno perquisito l'autovettura e hanno trovato 360 grammi di marijuana. Vista la quantità di stupefacente rinvenuta, hanno esteso il controllo anche a casa del pizzaiolo. Qui hanno scoperto ulteriori 260 grammi della stessa sostanza suddivisa in tre barattoli, 3.500 euro in contanti e materiale necessario per il confezionamento. Anche per questo corriere, oltre all'arresto, sono scattate le sanzioni amministrative per aver violato le disposizioni anti-Covid.